nuovo bando nasce dall'esigenza di dover ovviamente garantire l'assistenza e la prosecuzione dell'assistenza a coloro che già stanno qui, anche perché voi sapete i nostri bandi più o meno hanno una scadenza annuale, quindi noi dobbiamo comunque fare un nuovo bando per questa gestione. E ovviamente il bando viene fatto per la gestione del presente con un margine minimo di numeri di posti in più per eventuali situazioni di emergenza. È pronto il nuovo bando per l'accoglienza dei migranti richiedenti asilo, con il quale sarà gestita la situazione attuale nella Retino, ossia circa 1.200 ospiti, 500 nel comune di Arezzo, più una quota di riserva. Molto, infatti, per quanto riguarda la situazione dal punto di vista dell'accoglienza, dipende dall'andamento dei prossimi mesi. Quindi speriamo di riuscire a distribuire un po' meglio anche in relazione alla percentuale di popolazione. Ma tutto questo dipende dalle location che noi riusciamo a trovare sul territorio e dal numero di persone che man mano arriveranno. Io ho lanciato anche i sindaci nelle varie riunioni che abbiamo fatto, ho fatto anche una lettera nel quale, ringraziandoli per la collaborazione, spiegavo anche che nel momento in cui loro aderissero volontariamente allo SPRAR, la parte di accoglienza in SPRAR verrebbe decurtata dall'accoglienza prevista per quel comune. E nello stesso tempo li ho invitati a magari farsi promotori loro stessi di soluzioni di accoglienza migliori da suggerire a chi poi presenterà il bando. Tra i presupposti del nuovo bando, dunque, oltre alla salvaguardia dei piccoli comuni, anche una miglior distribuzione dei migranti nel territorio aretino. Sono dislocati in quasi tutti i comuni, adesso mancavano all'appello due comuni, ma notizie anche di oggi, l'ultimo comune rimasto, probabilmente sono state trovate delle location che dobbiamo ovviamente verificare. La distribuzione è su tutti i comuni con un'accoglienza diffusa, quindi diciamo non in aggregazioni particolarmente numerose. Chiaramente forse c'è qualche comune che sopporta un peso maggiore e qualcuno un peso minore. Col bando nuovo speriamo di riuscire a fare una distribuzione più equa che tenga conto ovviamente del numero delle popolazioni.